Ciao ragazze, ciao ragazzi, Top! top! Benvenuti in questo nuovo video dei regali di nozze, i regali che ci hanno fatto al matrimonio. C'è anche Davide perché giustamente abbiamo fatto insieme il Sono matrimonio. anch'io protagonista, Sì. secondario. Allora, Iniziamo con i iniziamo in regali. ordine cronologico di come ci sono arrivati, se ci ricordiamo bene. Quindi Io non inizio mi io con questo. ricordo. Sì, io mi ricordo quelli che sono prima del giorno del matrimonio, mi ricordo come sono Allora arrivati. fai, dai, inizia. Grazie Quindi, comunque, grazie a tutti ancora e grazie a tutti anche per gli auguri, grazie veramente di a cuore. tutti. Allora, come sapete, Topo mi ha fatto questa stola princess fatta a mano che io ho usato il giorno del matrimonio. È veramente, fai vedere quanto è lunga. L'ho rilavata dopo che Ma l'ho non ha usata. lo stesso Non ha lo profumo stesso che. profumo che mi aveva messo lui, però profuma di buono perché l'ho E lavata col comunque mio facciamogli profumo. ancora i complimenti perché è un lavoro È eseguito a opera bellissima, d'arte. guardate, è fatta proprio così, bellissima. Questa qua d'inverno scalda. Scalda tantissimo. Quando lì sono stata praticamente che avevo un freddo a un certo punto, mi ha scaldato. Non so se si riesce a capire che c'è tutto un brillantinaggio qua. Facciamolo vedere meglio da qua, magari si vede. Mi è servita molto No, quel non si giorno. vede tanto. Peccato. Comunque ha cucito. Aspetta, ecco, comincia bene. Ecco, vedete qua che dove brilla. Ecco, adesso si vede. Bisogna fare un Guarda, no, si movimento. vede, si vede. Ecco qua, si brilla. È tutta piena di queste paillette che brillano, insomma. Cucita a mano. Bellissima, grandissima. Io quando l'ho messa praticamente, adesso vi faccio anche vedere più o meno. L'ho portata così, quando l'ho messa, in questo modo. L'avevo messa così, era molto bella. Infatti, quando sono scesa in limousine avevo questa. Anche quando sono risalita in limousine avevo questa. L'ho tolta solamente quando sono entrata in chiesa. E poi questa ce l'avevo anche su al ristorante. Quindi sono super contenta. Poi, mentre Davide Topo ha Mi ha regalato. fatto un bellissimo regalo che io ho utilizzato ma ho riposto nella magnifica scatoletta. Guardate qua la moto. E vi fa è un regalo utile perché comunque la cercavo ma non riuscivo a cercare a trovare la misura. Topo ha azzeccato tutto quanto. Esatto. Perché innanzitutto ha azzeccato la cintura nera con questa bellissima fibbia. Vi faccio vedere anche come si allaccia, infatti è molto bella e ti ringrazio dopo perché non si fa neanche fatica. E poi sì, da qua si sgancia. E dopo il regalo di Max, che ringraziamo ancora, è arrivato il regalo di Dyer Hobbs, ovvero Robby. E questo è quello che mi ha fatto. Che ci ha fatto, scusa. Perché lei quando si tratta della Thun pensa solo a Ovviamente, lei. Thun. Tieni. C'è il bigliettino, ho conservato tutto, anche i biglietti. Infatti, gli ho Anche i detto: nastri, eh? vedete anche il nastro Thun. Ci ho messo tutto. Sì, questo è il cuoricino Ah, il di legno della cuoricino. Thun. Tieni in mano. Bigliettini, non so rileggerli tutti. Allora. Vi faccio vedere il regalo suo qual è stato. Sono molto Molto belli, eh? gradito. Questa coppia di calici. Ma sono Comunque. natalizi per caso? Sì. Beh, guardate che Però belli. sono molto belli. È questa coppia di calici stupendi. Chiara se ne è innamorata e ne ha presi quanti? Sì, E io appunto. Ma io già avevo intenzione di prenderli lei l'ha questi. anticipata, Lei appunto si mette questa qua è rosso. Molto molto bello. Ne ho presi altri 6, eh. quindi ho Ragazzi, un servizio da 8 totale adesso di questi. E poi io questi non li laverò mai perché ho paura di spaccarli. lavo io, si vanno lavati a mano questi. Sono bellissimi con questo fiocco fatto Con il così, cin, cin cin, è molto bello. usiamoli perché io sono fragili. Sono bellissimi. E appunto sono andata alla Thun a prenderne altre 3 scatole. Che così ho fatto il servizio appunto da 8 calici e quindi poi successivamente ho preso anche, vedete in un altro video, sempre dalla stessa linea di questo, 8 bicchieri da tavola di questa linea, che così pian Sì, piano mi sono faccio tutto bicchieri il normali quelli. servizio. No, sono belli. Sì, no, bicchieri sempre Sono natalizi. Brava. bicchieri per l'acqua. Poi ci sono anche quelli per il vino.
che prenderemo anche quelli. Poi, Moments of YouTube, ovvero Rita. Ciao tesoro, grazie. Ciao, ancora. Rita. Allora, era tutto impacchettato nell'involucro di Amazon. Poi c'era questa busta, c'era anche un pacchetto. Poi c'è il biglietto. Questo lo conservo perché mi piace, ci metterò qualcosa dentro sicuramente. Super impacchettato, e lei, proprio. Lei ci ha fatto questo, sempre della Thun. Tutto Thun, tranne alcune cose. Allora, adesso ve la faccio vedere, è una cornice. E qua, praticamente, io questa l'ho pensata. E tra l'altro siamo riusciti a capire, andando in negozio, siccome c'erano cornici facsimili, perché ci troviamo in negozio appunto per prendere i bicchieri. Ci hanno fatto vedere come si inserisce il vetro. E quando stavamo anche ritirando le bomboniere, tra l'altro, ci ha fatto vedere come si inserisce il vetro. Adesso ve lo faccio vedere anche a voi. Questa è la base, con questo fiocco stupendo, questi fiori. Facciamo che la foto questa qua che c'era dentro la lasciamo per farvi vedere. Allora, poi io vi voglio dire cosa c'è intenzione di fare io. Siccome che per la foto nostra metteremo, vabbè, magari metteremo con un'altra nostra foto, però volevo mettere tipo una cosa stampata, tipo le regole della casa, visto che questo va in cucina, perché lo trovo adatto alla cucina. Ci voglio stampare Farai vedere come ci voglio stampare qua, più grande, proprio tutto, la grandezza del vetro, le regole della casa. È una cosa bellissima, carina. Che sarebbe? Tipo avere sempre cura di l'uno dell'altro. Non fumare, non bere. Ma dai. Scusa. Rispettarsi, cose così molto belle. E sta bene secondo me in cucina, tipo amarsi sempre, avere sempre rispetto, così così insomma. Una bella idea. È una bella cosa, sì. No? O magari metteremo la foto, comunque lo pensavo. Fai vedere come. Allora, detto. Allora, uniamo bene i vetri, vedete? E va messo sul fianco. Ora va. Fai vedere. Ecco, spacca tutto. Va proprio tutto, unisci i vetri. Faccio io, va. Dammi a me. Che va inserito proprio in incastro, come se dovesse passare una carta di credito. È difficile all'inizio, no. Me l'ha insegnato quella della Thun. Ecco qua, fatto. Guardate che vedete bello. Vedete che bello? Veramente. Non cade, è fatto apposta. Sì, però evitiamo. Sì, vabbè, poi il binario lo mettiamo giusto. E rimane così. Molto bello. Ora passiamo al regalo che ci ha fatto Stella e Davide. E che è questo. Allora, adesso io non mi ricordo più, non voglio fare una gaffa. Quindi poi invito Stella a scrivere qua sotto e anche a Davide. Per favore, a che associazione è andato devoluto questo, insomma, che ha acquistato questo bellissimo oggetto troppo bello, che è sempre per la casa, cuore matto. No, e poi è una cosa che praticamente ha detto che ha preso questo, che comunque è in ceramica. Beh, si vede che è in ceramica perché ha detto che gli ricordava molto come siamo noi due nell'infinito, insomma. Guardate che bello qua dentro, messo in questo modo. Sono praticamente una coppia di sposi che si abbracciano. Vedete, questa è la sposa, questo è lo sposo che tiene così. E la cosa bella, facciamo vedere, tieni fuori lo sposo, tieni fuori lo sposo. Vabbè, questo ovviamente è tutta roba che andrà nella vetrina, penso. Ah, qua c'è questo che ti ho detto, una scelta d'amore e una scelta per la vita. Praticamente questo qua, l'uomo, è quello che chiede la donna. Ah, senti qua che bello. No, questo sei tu. Questo è l'uomo. Allora, scegliendo cuore matto, decidi di legare i momenti più importanti della tua vita al futuro dei bambini. E il tuo contributo è destinato a progetti di solidarietà Antoniano insieme Onlus. Quest'anno sosteniamo il Centro Terapeutico per Bambini di Bologna, che offre servizi di assistenza ai bambini in età evolutiva con diverse fragilità. L'obiettivo è favorire uno sviluppo armonico a livello fisico e cognitivo, migliorando la qualità di vita e costruendo così un futuro più sereno per loro e le loro famiglie. Bellissimo. Bello, quindi ha fatto due gesti meravigliosi. Proprio perfetto. Allora, vedete qua c'è da scritto sotto, anche cuore matto qua dietro. Questi vanno così, praticamente. Che sa che l'uomo abbraccia la donna. Questa sono io, questo è Davide. E sotto, ma guardate la cosa bella. Il tutto si illumina d'immenso. Sì, guardate, è molto bello perché ha la luce. Molto, molto bello. Carino. Piaciuto veramente. Carino, bello.
Tu carino, attenzione prima che si rompe. Io ho paura di distruggere le questo cose. Questo poi li esporremo tutti. Questa allora, è la scatola di Laura. Questo è il regalo di Laura a Laura. Che ma non perché Laura sono... Laura? Vabbè, Laura. C'è anche un sacchetto a parte. E... ah, e poi vi volevo dire che poi tutti e quattro, sia Laura, Mirko, Stella, Davide, ci hanno preso un mazzo di fiori molto bello. Purtroppo non ve li posso far vedere perché si sono appassiti. Li avevo messi in camera di mia suocera nell'acqua e non ho pensato a fare una foto stupidamente. Però molto belli, era un mazzo bellissimo, che tra l'altro c'è una scenetta comica, però questo ve lo racconterò un'altra volta. E comunque li ringraziamo anche di quel quindi gesto. Quindi ci hanno fatto anche un mazzo di fiori molto bello. Sono andati a prendere insieme. Il riso. Lasciamo perdere. Comunque passiamo al regalo di Laura. Allora, è sia il contenuto in questa scatola, sia in un altro sacchetto che ho lasciato vicino alla toeletta. Comunque, adesso lo andiamo a aprire, tieni. Alcune cose tu le hai già tolte, perché ha pensato a tutti e due. Allora, qua tutto questo che è carino, coperto con tutte queste cose. Innanzitutto vabbè, qua, sprigiona un profumo biglietto, pazzesco. Biglietto. A questo che non si riusciva a capire ci ha detto che praticamente... Allora, tieni qua e facciamo vedere. Allora, aspetta. Questo qui è un depuratore per l'acqua. Che non si capiva così, era, sembrava... Sì, allora. La tua sorgente d'acqua. Praticamente... questa qui è una borraccia, aspettate che vi faccio vedere, di ridurre le particelle dell'acqua da così a così, versandolo qua dentro. Non se riesco a farlo uscire. Ok, è fatto così, anche il design è molto carino. Bello. Guardate, è vetro, così, e appunto una scelta ecologica. Marchio. Sì. Così, non so se si vedrà, non si vedrà niente. E poi ha questo tappo. Il sughero. Non no, è plastica? Non riesco a capire che sì, materiale è. Non è plastica. È qualcosa di diverso, non vabbè, lo so. Vabbè, un facsimile della plastica. E appunto una chiusura ermetica per metterci l'acqua in modo che si conservi in modo fresco, che non ci siano contaminazioni. Poi questo va riposto nella sua... come chiamarla? La sua custodia. Ecco sì. Poi allora mi ha fatto a questi per me, ma guardate che belli. Ah, mi ha messo anche degli orecchini per il naso, due, perché sa che io li perdo sempre. E questi comunque li ha fatti lei, guardate. Beh, che pensate belli. Anche a me con l'orecchino. È vero, perché c'è uno. Sono due, uno da donna e uno da uomo con la pallina. Sì, è vero. Allora, questi qua li ha fatti e praticamente sono i Swarovski. Ve li metto molto belli e molto brava, tra l'altro. Ve li faccio vedere così. Bravissima, veramente. Guardate che belli questi orecchini. Li avrei messi a matrimonio, però avevo il quadrocino, non c'entravano nulla. Ma sono molto belli. E mi ha detto appunto che ci sono degli elementi Swarovski. Guardate, penso proprio sì, questo per lo Swarovski è si inconfondibile, vede, proprio. Guardate come ma brilla. Come luccicano. Sono veramente molto belli. Guardate, cioè, guarda, questa è proprio una cosa elegante per una serata. Molto belli. Adesso la signora non inverti. Adesso la signora non inverti. Molto, molto graditi questi, grazie, veramente. Però mica è finita qua. La scatola. Qua proprio ha fatto la spesa Laura praticamente. Allora mi ha fatto, guardate quante maschere. Allora questa qui è della Wonder Company, maschera lifting al caviale, questa così. Poi questa praticamente della Clinians, maschera in idrogel anti-age rassodante. Clinians è marca, no? Sì, sono, è di marca. Polvere di diamante, questa qua penso che sia una maschera tessuto, sì, vedete, sì. Poi questa qua dell'Equilibra, maschera viso detox, questa qua l'aloe vera, questa nera, molto interessante. E poi questa qua della Royal Beauty, ah, una maschera per i caffè, per i capelli, per il mai, caffè. Mai visto. In cuffia monouso, interessante. Questa non l'avevi vista, eh? No? Ti era sfuggita. No, non avevo ben capito. E me ne ha messe ben due, guardate.
che lei ci tiene i capelli. Ben due me ne ha messe. Poi questa qua della Disao collagene, vabbè, comunque questa con la Mona Lisa me ne ha messe due, ma sono diverse, una con la Mona Lisa, una con quest'altra, che anche questa è comunque, l'ho vista su qualche quadro, non so chi è, però questa è quella è nera, questa è una bianca, una nera. E poi sempre della Disao queste matrioske. Le matrioske, sì. Allora, una alla fragola e una al acido ialuronico. Molto molto carine queste maschere. Poi non è finita, eh? No. Allora, poi mi ha messo un sacco di prodotti Yves Rocher. Ma queste cose ha messo anche a lui i prodotti, perché ha messo un profumo da uomo, che però ho messo in bagno perché li sto utilizzando. La schiuma, la schiuma da barba, perché sa che tu usi la schiuma. Sa che io, perché ho visto i video spesa quando prendevo la schiuma da barba, no, non la schiuma, il gel da barba della Gillette. Allora, guardate, questo qua è un sapone per le mani dell'Yves Rocher al cocco. No, vogliamo perché dirlo? Perché sa che gli piace al il cocco. Questo invece, Fiori di Tiarei e Yang Lang, è un bagno doccia sensuale, c'è scritto. Poi ci abbiamo... È sempre dell'Yves Rocher una saponetta al cocco. Sempre dell'Yves Rocher... Una crema mani al cocco, cioè ad oro. Questa la devo aprire adesso. Aspettate, è sigillata. Con le mani secche. Me la apri? Poi mi ha messo... Spera che c'è anche questo. Ah, due... io avevo visto anche al cocco. Allora mi sono sbagliata con questo. Mi sono confusa, pensando che questo era cocco. Allora, questi qua, vedete... I burri cacao che mi servono tantissimo. Questo qua è la noce di macadamia. E questo qui è alla fragola. Siamo tutti sigillati. Tutta è sigillata questa roba, eh. E poi poi qua in questa scatolina, sempre della Yves Rocher, abbiamo questo mini profumino carino, anche da collezione, che andrà nella collezione tua. A me piace i mini profumini. Non l'ho ancora usato. E poi qua, allora, le candele che vedete sono tutte candele profumate, una cosa pazzesca. E questi qua sono tutti campioncini Yves Rocher. Tutti Yves Rocher, penso, sì. Allora, Yves Rocher, sì, sì, tutti Yves Rocher, ma sono anche da uomo, comunque, campioncini. Poi, ci sono queste. Che sono profumate. Mamma mia, che profumo. Buono. Sono delle candele che non hanno il coso. Penso che siano profumatori, forse. Ci cioè sono 1, 2, 3, sì, 4. Ha messo 4 candele. 5. 4 candele. 5, no, 6. 6 di queste. Hanno un profumo pazzesco. Le candeline. E poi queste qua, che sapete sono per bruciare le tarte di Yankee Candle. Queste non hanno profumo. Oh no, non ce l'hanno il profumo questo, senti? Ma questa mi pare sì che sia cannella. Non lo so perché hanno, perché questo profuma. C'è un mix di... Come questo che profuma tantissimo. Mi sa che confonde comunque gli odori. Comunque sono profumate. Odori, comunque, profumi. Queste ce ne sono tantissime. Ce ne sono sia marrone scuro, marroncino. Giallo. E poi gialle ed è pieno comunque così. E questa è la prima scatola. Poi c'è un altro sacchetto. Bene amici, dato che il video è veramente lunghissimo, allora abbiamo deciso di dividerlo in due parti. Quindi il seguito del video lo vedrete, la seconda parte la vedrete sul canale di Coppia. Spostatevi di lì. E io ringrazio tutte le persone che ci hanno fatto i regali. Veramente, ma soprattutto il regalo più bello è stato che siete stati lì con noi il giorno del nostro matrimonio, è stata la cosa più bella. Poi comunque grazie a tutti quanti, regali come vedete bellissimi, fatti col cuore, pensati appunto per me e Davide. Grazie anche a chi ci ha fatto le buste, ovviamente è stato un regalo bellissimo anche quello, ovviamente. E il mio regalo più bello è stato sposarmi con Davide. E niente, che è stato realizzato il sogno che avevamo. Adesso abbiamo un altro sogno,
non ne parliamo, facciamo le cose giuste, con calma, con tranquillità, senza pensarci in modo ossessivo e spero tanto appunto che si realizzi. Ecco, io vi mando un bacione, grazie a tutti i nuovi iscritti, agli iscritti di sempre, grazie veramente a tutte le persone che comunque sono venute da lontano per farci gli auguri. Mi stanno arrivando tantissime foto, tanti video nuovi dalle persone che sono venute al matrimonio e sono contentissima. Grazie veramente di cuore a tutti, abbraccio collettivo e un altro bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Seguito del video lo vedrete, la seconda parte la vedrete sul canale di coppia. Spostatevi di lì.